Buon pomeriggio, bentornati a Speciale News Euro 2012. E dunque, finalmente oggi possiamo celebrare un'altra storica impresa della nazionale azzurra di Cesare Prandelli, che ha battuto ieri sera a Varsavia in un'altra grande bellissima partita la Germania per 2-1. Parleremo di questo, vi porteremo anche una ampia rassegna stampa dei principali giornali sportivi e naturalmente ve li faremo anche vedere. Allora, partiamo subito. Un'altra grande impresa azzurra a Varsavia, l'Italia di Prandelli batte al termine di 90 minuti pieni di sofferenza e tensione la Germania. Ancora una volta la leggenda di questa sfida infinita rimane ampiamente dalla nostra e con noi protagonisti. È dal 1970 che battiamo i nemici storici di sempre. Si sapeva che non era facile e non lo è stato, neanche questa volta. Esplode Mario Balotelli che con due gol meravigliosi mette a tacere tutte le male lingue e soprattutto i tedeschi, su tutti ovviamente il giornale Bild, che anche oggi come sempre con la sua solita strapotenza ha commentato la sconfitta dei tedeschi. Il gioco degli azzurri è fatto di grinta, cuore, umiltà e grande temperamento. Ottima sincronia fra difesa, centrocampo ed attacco. La coppia Cassano-Balotelli funziona che è un piacere. Super Mario poi dopo i due gol da sfogo giustamente alla sua gioia, ritagliandosi una fetta grande di popolarità e simpatia da parte dei tifosi italiani, che adesso sognano la coppa mancante da quel lontano 1968. L'abbiamo sfiorata nel 2000, sconfitti soltanto dalla Francia al Golden Goal. Adesso abbiamo la Spagna già affrontata nel primo turno, ci teme e sa che rispetto alla prima partita tutto è cambiato. E noi puntiamo al successo sia pure con le connotazioni diverse da loro, con la speranza di un'altra grande impresa. Ed allora andiamo anche a vedere quelli che sono stati i titoli dei giornali sportivi. Come vi abbiamo detto è anche una bella rassegna stampa. Allora cominciamo con il Gazzetta dello Sport. Germania ancora battuta 2-1 e ora la Spagna siamo noi, super Balotelli, tutta l'Italia è in festa, dovrebbe vedersi bene la prima pagina della Gazzetta dello Sport, vedete in primo piano anche la foto di Super Mario. Bene, andiamo avanti, passiamo a vedere anche la prima pagina di Tutto Sport, che ha un titolo decisamente bello, vedete? Li abbiamo fatti neri, dominata la Germania 2-1, adesso la finale con la Spagna. Passiamo all'ultimo giornale sportivo, eccolo qui, che è il Corriere dello Sport Stadio, credo che si possa vedere benissimo, eccolo qui. Battuta 2-1 la Germania, siamo in finale, Giganti d'Italia, vedete in primo piano la foto di Mario Balotelli e anche l'abbraccio dei suoi compagni di squadra. Tutti i giornali hanno enfatizzato, e dobbiamo dire giustamente, questa vittoria, non fosse altro che era nell'aria e che tutti noi aspettavamo con grande attenzione. Bene amici, è tutto per quanto riguarda questa edizione di Speciale News Euro 2012. Vi aspettiamo per la finale, ovviamente l'appuntamento con noi è per domenica alle 18.15. Vivremo ancora una volta insieme l'attesa di questa finale che manca per noi dal 1968. Grazie per la vostra attenzione, a tutti un buon proseguimento di serata e a domenica.